Ciao! Allora, adesso vi faccio vedere questo set Lego. Questo set praticamente era uno speciale che c'era solo sul sito della Lego, o credo anche nei, come si chiamano? Nei Lego Store, per San Valentino. Che bello! Sì, lo so, è un po' in ritardo. Avrei potuto aspettare l'anno prossimo, ma vabbè, volevo farvelo vedere comunque. Il set è il numero 40236. Non so se ha un nome, se mai ve lo scrivo nel titolo. E praticamente qua fa vedere un po' come si può disporre. E anche qua dietro, vedete. Tipo così, vedete, così o così o così, ha diversi, diciamo, pa diverse parti staccate l'una dall'altra che si possono appunto mettere vicine per comporre la scenetta, diciamo così. Questa appunto è una possibile. Se no, si può fare anche come questa qui che c'è in fondo al libretto, però praticamente si può mettere come si vuole. Io per lo più l'ho preso, vabbè, per le minifigure, che sono carine. Non avevo mai avuto queste minifigure così. E poi per le varie cose che volendo posso mettere nel parco della mia città paranormale. Ok, allora, prima vi faccio vedere. Così, tanto per cambiare, i pezzi avanzati. Allora, sono un po' di fiori di vari colori. C'è rosa, c'è fucsia, rosso e giallo, arancio. E poi c'è la parte sotto verde. Ce ne sono due di questi, mi sembra. Due, sì, esatto. Poi c'è uno slope, due slope azzurrini, così molto aiuto. Me lo sono perso, vabbè, lo raccolgo dopo. Un dischetto bianco, di quelli lisci. E poi di particolare c'è questo biscotto, che ne ho tanti di questi perché ci sono anche in Lego Friends, quindi vabbè. Allora, cominciamo con le cose piccole. Allora, qui c'è un vassoio bellissimo con la bottiglia di vino o di champagne, non lo so, con i due bicchieri. Cioè, no, guardate, guardate quanto sono belli. Ok. Poi c'è questo pezzettino di erba con un vaso con dei fiori. Sembra, non so, potrebbero essere delle ortensie, non lo so, una cosa del genere. Poi c'è il tavolino con due sandwich, i sandwich più grandi della storia, cioè rapportati alla grandezza delle minifigure, bellissimo. Uno è di pane integrale, l'altro è pane normale. Vabbè, come si può vedere, uno è più scuro, uno più chiaro, fantastico. Poi c'è questo praticello. Con delle felci, non so, mi ricordano le felci, e la fontana con il cuore di cristallo, che bello! Wow. E i fiori, che sono gialli e arancioni, molto carino. Un altro pezzo è questo qua con l'albero e l'uccellino fatto con i vari pezzi di Lego, molto carino. L'albero appunto con i fiori, fa molto primavera, fa molto febbraio, insomma, il mese dove c'è appunto San Valentino. E infine qui c'è il riquadro con la coperta che è fighissima, vedete? E poi qua c'è l'orsetto che probabilmente lui vuole regalarlo a lei su una basetta azzurra. Poi qua ci sono vari dolcetti e biscotti. Qui c'è un ananas. È bellissimo, cioè, ragazzi, parliamone, un ananas Lego, fantastico. Qui c'è un palloncino, qui c'è il tizio, che aspettate, tolgo. Oddio, ho tolto anche il cuscino. Ok, allora, qui c'è la minifigure sua, che lui ha
una sola faccia, una sola espressione, capelli così, abbastanza normali, vedete, però c'hanno tutte le caratteristiche dei capelli. Ha questa felpa molto casual e poi la lettera d'amore. Oh, che bello! Col sigillo, con il cuore, guardate. Si mette a fuoco, ok, lo vedete? Che carino. E poi c'è lei, che lei è molto carina, ha una maglietta rosa con le farfalle, una collana con un cuore, faccia così, la coda classica, insomma. E lei invece ha due espressioni. C'è anche questa con gli occhiali. Wow, ok. E lei invece ha una cioccolata gigante in mano, va bene, con il fiocco. E vabbè, pantaloni viola, normalissimi. Un'altra caratteristica carina è che qua ci sono dei cuscini, penso siano dei cuscini questi. Ok, vabbè, molto semplice, molto carino. Questo qua poi appunto lo integrerò in mezzo al parco della mia città paranormale. Che bello. Ok, allora, alla prossima. Ciao.